È doveroso complimentarmi con il Sindaco, il Presidente del Consiglio, la Giunta e tutti i consiglieri per il grande risultato ottenuto. Ringrazio tutti quelli che con il loro voto mi hanno permesso di essere qui come consigliere e tutti i colleghi della mia lista per il Sindaco. Ciò mi onora e mi investe di maggiore responsabilità. Sarò un consigliere non di forma ma di sostanza, volto a stimolare e fornire una costante dialettica. La mia sarà un'opposizione vigile, seria, leale e costruttiva su tutte le istanze che mettono in dubbio il benessere della comunità. Manifesterò il mio punto di vista e trasmetterò la mia visione di idee e di sviluppo. Darò all'amministrazione un apporto propositivo ma mai subordinato. Mi rivolgo al nuovo assessore Ieracci con la delega al turismo, commercio e manifestazioni, settore a me molto a cuore. Il mio augurio è che riesca a intraprendere un nuovo percorso di innovazione e lavorare con competenza per il bene di Valle Crosia e la comunità tutta. Dalla tutela del piccolo commercio, in questi anni dimenticato, al turismo e alle manifestazioni, creando nuovi eventi per far sì che Valle Crosia abbia modo di distinguersi in modo mirato e venga ricordato tra i comuni dell'estremo ponente ligure. Penso che la nostra cittadina si meriti di più di qualche misera sacca di paese. All'assessore Piardi, nelle sue varie deleghe, c'è anche quella inerente ai nostri amici animali e pertanto chiedo una maggiore attenzione alla tutela dal randagismo, a una collaborazione più fattiva nei riguardi delle colonie feline. L'amore per gli animali è sicuro segno di civiltà nella società, comunità più evoluta, a ogni essere vivente, specie i più indifesi, sono riservati rispetto e tutela. In campagna elettorale presi un impegno affinché gli animali, da me definiti invisibili, fossero visibili e questo impegno intendo mantenerlo. Rispettare gli animali è un obbligo, amarli è un privilegio. Ho deciso di rinunciare al mio gettone di presenza per devolverlo a fine anno ai bisogni degli animali randagi, nell'auspicio che ognuno di noi, pur nelle rispettive differenze, saprà esprimere il massimo di se stesso nell'esclusivo interesse della città. Io vi ringrazio per l'attenzione prestatemi e auguro a tutti buon lavoro. Dipendenti del Comune, un sincero e cordiale augurio di buon lavoro. In qualità di nuovo eletto della lista Valle Crosia per il Sindaco, voglio esprimere il mio personale e doveroso ringraziamento agli elettori che hanno riservato alla nostra lista il 31% circa del consenso elettorale. Ed in particolare voglio ringraziare coloro che hanno riposto nei miei confronti stima e fiducia, sostenendo la mia candidatura. È per me un onore, quale componente del Consiglio Comunale, rappresentare loro e la cittadinanza tutta. Ritengo necessario, del resto, ringraziare i nostri elettori per essersi dimostrati promotori, insieme ad ogni componente della nostra squadra, di una proposta amministrativa nuova, funzionale alle esigenze della città, ossia di un progetto amministrativo che certamente continuerò a considerare un punto di riferimento per gli anni a venire. Con questa comunicazione voglio inoltre sottoscrivere il mio impegno pubblico con la ferma volontà che possa concretizzarsi sulla base di un assunto fondamentale stabilito dalla nostra Carta Costituente. La sovranità appartiene al popolo, che l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. A questa sovranità popolare, sancita dall'articolo 1,2 della nostra Costituzione, ritengo doveroso rendere onore prima di tutto sul piano etico e morale. Ed è per questa sovranità, nonché per la sua tutela, che mi dichiaro pronto a confrontarmi con spirito di sussidiarietà, adempiendo la mia funzione pubblica nel rispetto dei cittadini, delle leggi e dei regolamenti della disciplina. Il benessere della collettività passa attraverso l'opera amministrativa. Per questo motivo non devo e soprattutto non voglio dimenticarmi di ogni singolo cittadino che attende da noi amministratori azioni propositive e di impulso per il bene della collettività. Gli elettori che hanno sostenuto la nostra lista, in particolare, hanno chiesto e creduto in un cambiamento deciso e repentino ed è nel segno di questo cambiamento che ritengo doveroso rispondere alle esigenze dei cittadini con azioni concrete e significative, a vantaggio di tutti o se non altro non di pochi. La mia volontà è quella di svolgere questo ruolo con decisione e fermezza, al netto di qualsiasi forma di qualunquismo. Ragionevolezza, equilibrio e senso di responsabilità saranno a tal proposito riferimenti costanti e costituiranno sempre, per quanto mi riguarda, qualità fondamentali utili all'esercizio della funzione pubblica.
La logica del buonsenso deve prevalere sempre, deve rappresentare lo strumento con il quale promuovere rimedi e al contempo circoscrivere eventuali atteggiamenti mistificatori o personalistici. Vale Crosia del resto non può perdere altro tempo, Vale Crosia merita soluzioni prioritarie. In conclusione, per sgomberare il campo da eventuali equivoci, dico orgogliosamente sin da ora che non si attuerà mai alcun principio ad opera di ostruzionismo o di cieca opposizione, purché la maggioranza decida fattualmente di prodigarsi allo scopo di promuovere iniziative di cooperazione e collaborazione con tutti i costituenti di questa Assemblea, avendo ben chiaro quale obiettivo da raggiungere la crescita della città e non certamente l'esclusiva ed eventuale ricerca pretestuosa e forsennata del consenso elettorale a vantaggio proprio di terzi. In tal senso ribadisco con fermezza che mai potrei tollerare un simile modus operandi. Confermo invece il mio profondo impegno a costruire per il bene sociale, rivendicando la mia totale disponibilità a favore dei cittadini di Vale Crosia e delle istituzioni. Estinti saluti, dottor Mirko Valenti, consigliere comunale della lista Vale Crosia per il sindaco. Grazie. Grazie. Grazie sindaco. Era doveroso far esprimere un senso di comunicazione da parte dei nuovi entrati in consiglio comunale. Ci tenevo, ed è un segno di coinvolgimento e di collaborazione con il Consiglio Comunale. Naturalmente hanno fatto la loro comunicazione, anche io ho una mia comunicazione da un po' più veterano del Consiglio Comunale, dove ci tenevo a fare questo passaggio di ringraziamento e di analisi per prospettive future, come ho sentito anche parlare dal sindaco, di una gestione diversa di quello che saranno i percorsi amministrativi. Prima di leggere la comunicazione però volevo solo fare un appunto, una segnalazione, che nei documenti che ci avete inviato della commissione, del Consiglio Comunale, ci avete allegato il regolamento del Consiglio Comunale, quello vecchio, quindi quello sbagliato, difatti non ci riuscivamo a trovare, lo dico solo come appunto, perché nella mail, se voi andate a vedere, c'è il regolamento vecchio, invece ho visto che già sul sito c'è il nuovo e qui nella busta c'è quello nuovo. Lo volevo dire perché era un documento allegato alla pratica. No, era solo per ribadirlo, perché magari non si faccia confusione tra un documento e l'altro, perché noi che lo conosciamo sappiamo, basta leggere il contenuto, qual è il nuovo e qual è il vecchio, però siccome ci sono tante persone nuove, magari pensano che sia la stessa in un formato diverso. Se posso, è stato evidentemente un errore dovuto comunque al carico di lavoro elevatissimo che ha in questo momento l'area affari generali. Io ringrazio il dottor Bruno perché è stato un momento di particolare onere lavorativo per tutto l'ufficio, insomma, quindi errore scusabile. Chi non fa non sbaglia, quindi questo è un principio sacrosanto, quindi era solo per segnalarlo, giustamente. Presidente, sindaco, consiglieri, siamo all'inizio di un nuovo mandato e con questa comunicazione desidero innanzitutto ringraziare i 1.002 concittadini che mi hanno sostenuto, dato fiducia e hanno deciso attraverso il loro voto che a rappresentarli in questo Consiglio Comunale fossi io e il mio gruppo. A loro va il mio immenso grazie, ringrazio anche chi avrebbe voluto votarmi, in loro ho apprezzato almeno la buona volontà, nonostante le circostanze non lo abbiano permesso. Non mi soffermerò a commentare né la campagna elettorale né tantomeno il risultato globale delle liste, perché nonostante la delusione sono consapevole di aver fatto una campagna elettorale corretta e che la volontà del popolo è sovrana, in quanto siamo ancora in democrazia. Nonostante i numerosi incontri e battaglie, infatti, probabilmente il vostro nuovo metodo di convincimento è stato certamente più efficace del nostro. Solo il tempo, però, sarà in grado di dare le dovute risposte. Come consigliere di opposizione ho il dovere di garantire che i diritti e gli interessi dei cittadini siano adeguatamente difesi, per questo motivo mi impegnerò a svolgere il mio ruolo con onestà, trasparenza, integrità e a lavorare per il bene comune di questa comunità come ho sempre fatto. Come negli scorsi 5 anni, cercherò di dare voce alle istanze e alle proposte che mi verranno sottoposte da parte della cittadinanza,
Ascoltando le preoccupazioni di chiunque, mi impegnerò a vigilare sull'utilizzo dei fondi pubblici, a chiedere chiarimenti quando necessari e a lavorare per assicurare che le decisioni che questa amministrazione avrà intenzione di prendere siano nel miglior modo nell'interesse dei cittadini. Oggi, diversamente dalle altre prime volte, in me non vi è emozione. Il consigliere Quesano deve abbandonare l'aula, che deve andare via. Un'urgenza, scusate. Così lo possiamo segnare da verbale. Okay. Grazie Cristian, a presto. Oggi, diversamente dalle altre prime volte, in me non vi è emozione, ma consapevolezza che questi 5 anni saranno molto impegnativi, che ci saranno sicuramente importanti sfide che ci attendono e che io sono pronto a fare tutto quello che il ruolo mi consente di fare. Per questo corre in me l'obbligo di ricollegarmi alla comunicazione da me esposta nell'ultimo Consiglio Comunale del precedente mandato. Negli scorsi 5 anni, come più volte ribadito, quello che più mi è mancato è stata la possibilità di fare qualcosa, di poter esprimere liberamente un pensiero, senza ogni volta essere additato da titoli taluni anche imbarazzanti da parte del sindaco, degli assessori e dei consiglieri, come bugiardo, arrogante, mente malata, bipolare, demonizzatore, frustato e molti altri. Nella mia azione amministrativa, nonostante le numerose accuse, non ho mai cercato di ostacolare l'attività e tantomeno non sono mai sceso sul piano personale, che non riguarda certamente il buon andamento della città di Valle Torre, ma come bene il mio ruolo permette, sia in passato, sia oggi, sia in futuro, ho cercato di esprimere il mio pensiero, la mia visione, la mia contrarietà e i miei dubbi, politiche portate avanti da questa amministrazione che non rispecchiavano la mia idea di città e l'idea di città di una parte di cittadini, e così continuerò a fare. Oggi è una giornata importante in quanto non è solo stata fatta la convalida del sindaco e dei consiglieri comunali, ma è stata fatta la comunicazione della nomina degli assessori, del vice sindaco, ed è stato eletto il Presidente del Consiglio. Su questo vorrei soffermarmi analizzando in modo puntuale dal punto di vista politico-amministrativo quanto quest'oggi abbiamo sentito. Partendo dalla nomina della Giunta, innanzitutto vorrei complimentarmi con il Vice Sindaco ed Assessore, dottoressa Marilena Bianchi, non solo per l'ottimo risultato elettorale e personale raggiunto, ma anche perché, come sostenuto nei 5 anni passati, per alcune materie ho potuto apprezzare competenza e volontà. Sicuramente gli aspetti da trattare in merito alle sue deleghe sono ancora molti e pertanto ci aspettiamo un coinvolgimento attivo, soprattutto per quanto riguarda il piano PEVA e la tutela degli animali. La variazione di deleghe dell'assessore Patrizia Bianchieri, ahimè, era una cosa prevedibile. Per anni abbiamo sostenuto che l'assessore Bianchieri poco o nulla abbia fatto in merito al turismo, alle manifestazioni e al commercio, e quindi ben comprendiamo la perdita di questa delega. Come d'altronde non capiamo la riconferma della delega al centro storico, considerando che è la candidata della lista Cittadini in Comune che nel centro storico, nonostante la vittoria, abbia diminuito il suo consenso personale, sintomo del poco apprezzamento da parte dei cittadini stessi a fronte del poco impegno profuso. Ah, dimenticavo, siccome ho sentito parlare in latino, habemus scolae commissarium. Anche per l'assessore Giuseppe Jerace c'è stata una variazione in merito alle deleghe e devo dire che con molto dispiacere ho appreso che gli è stata tolta la delega alla scuola, perché nonostante i numerosi solleciti anche in sede di commissione mensa, poco ma qualcosa era stato fatto. Avrà invece molto da lavorare in merito alla delega legata al turismo e alle manifestazioni, ma soprattutto al commercio. Sicuramente in merito a quest'ultima delega ci dichiariamo scettici per la discrepanza e la forte contrapposizione
Tra ciò che un assessore può e deve fare per lo sviluppo e tutela del piccolo e medio commercio è la sua esperienza ed attuale attività lavorativa nella grande distribuzione, da sempre primo competitor del commercio di vicinato. Per ciò che concerne l'assessore Antonino Fazzari, è la nomina alquanto che ci lascia più sbalorditi, in quanto lo stesso, nonostante i 5 anni di mandato precedente, non ha avuto riscontro da parte dei cittadini, non essendo stato eletto. Ci chiediamo quale sia la motivazione che ha inciso, comunque nella sua riconferma, ad assessore comunale esterno. Forse la continuità? Crediamo che tale motivazione, proprio per la scelta di modificare alcune deleghe ad assessori, non sia credibile. Ed allora una questione di fiducia? Beh, anche in questo caso ci viene difficile comprenderlo, considerando che il consigliere comunale Dennis Ferrone, che gode della piena fiducia del sindaco, che ha incrementato il suo consenso personale, che nei precedenti 5 anni si è occupato degli stessi argomenti, come ambiente, decoro e verde pubblico, avrebbe tranquillamente potuto ricoprire l'incarico di assessore ed essere premiato per il lavoro svolto sinora. Quello che appare lampante è che i nuovi eletti in molti casi hanno superato in numero di preferenze coloro che hanno fatto i consiglieri e o assessori durante il mandato precedente. Conferma che la popolazione non sia poi così soddisfatta come si vuole fare pensare. Ci stupisce come il consigliere Paolo Cuneo, che rappresenta il partito di Forza Italia, diversamente da quanto gli era stato promesso, non ha ottenuto un assessorato, anche a fronte del successo elettorale, e come il consigliere Valeria Cannazzaro, posizionandosi come seconda degli eletti, seppur alla prima esperienza non abbia oltremodo ottenuto un assessorato. Siamo convinti che con la sua figura questa amministrazione avrebbe potuto garantire un'economia circolare. Siamo super felici che questo comune da oggi non si occuperà solo di amministrazione comunale, ma sarà pronta a gestire qualsiasi argomento di politica internazionale, avendo all'interno della propria squadra il consigliere comunale Amalberti Enrico, avvocato specializzato in politica internazionale, come da lui dichiarato in campagna elettorale. Per quanto riguarda il continuo annunci di bandi vinti, ci auguriamo che in questi 5 anni si vuole fare pensare. Ci stupisce come il consigliere Paolo Cuneo, che rappresenta il partito di Forza Italia, diversamente da quanto gli era stato promesso, non ha ottenuto un assessorato, anche a fronte del successo elettorale, e come il consigliere Valeria Cannazzaro, posizionandosi come seconda degli eletti, seppur alla prima esperienza non abbia oltremodo ottenuto un assessorato. Siamo convinti che con la sua figura questa amministrazione avrebbe potuto garantire un'economia circolare. Siamo super felici che questo comune da oggi non si occuperà solo di amministrazione comunale, ma sarà pronta a gestire qualsiasi argomento di politica internazionale, avendo all'interno della propria squadra il consigliere comunale Amalberti Enrico, avvocato specializzato in politica internazionale, come da lui dichiarato in campagna elettorale. Per quanto riguarda il continuo annunci di bandi vinti, ci auguriamo che in questi 5 anni lo si faccia con parsimonia e con dovizia di particolari, considerato che leggendo il programma elettorale alcuni bandi citati li avrebbe vinti chiunque, anche Topolino o Paperino, essendo fondi dati di default da enti sovracomunali per operazioni annue già predestinate a chiunque, ad esempio la pulizia dei fiumi, il rifacimento delle spiagge, i fondi emergenza Covid, il bando della nettezza urbana delle isole ecologiche. Tengo a fare gli auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri e a tutti gli assessori, rassicurandoli che la mia volontà di vigilare in maniera attenta ed oculata su tutto quello che sarà il loro operato non è di certo cambiata in questi giorni, e quindi che sarà ancora più rigida e severa. Al sindaco pro tempore chiediamo non solo più coinvolgimento e più rispetto delle minoranze, ma da buon allenatore, come lui dichiarato,
chiediamo di avere più considerazione della squadra, spronandoli non solo alla presenza e alla partecipazione, ma al confronto attivo in sede di consiglio comunale e di commissione, che sino ad oggi non c'è stato, non sostenendoli